Siamo negli studi di Ask News con Ermete Realacci, presidente della Fondazione Simbola, per parlare del seminario estivo proprio della Fondazione Simbola che è pronto a partire, sta scaldando i motori e che nel fine settimana, questo fine settimana, il 6 e 7 luglio a Treia, proprio nel cratere del terremoto, insomma, avrà il suo momento clou. Preceduto dal Festival della Soft Economy, come tradizione delle ultime edizioni. Il Festival della Soft Economy e il seminario estivo di Simbola sono un'occasione, come un po' tutto il lavoro che svolge Simbola, per ragionare sull'Italia che c'è e capire dove può andare, quali sono le radici del futuro. Inizieremo parlando, ovviamente, stando nell'area del cratere del terremoto, con chiave particolare, però partiremo dalle imprese, dal lavoro, cioè se noi non ricostruiamo un'economia, se noi non rafforziamo l'economia che c'è, sarà difficile avere un futuro per quelle zone e anche di ricostruzione. Parleremo di Appennino, di piccoli comuni, di investimenti nella cultura e di nuove filiere produttive. E poi il cuore del ragionamento. Venerdì e sabato sarà appunto questo rapporto coesione e competizione predisposto dalla Fondazione Simbola assieme ad Unioncamere che punta a leggere l'economia italiana con occhi diversi. Noi spesso ci facciamo leggere dagli altri, dalle agenzie di rating, da osservatori distanti che non riescono a capire i punti di forza del nostro paese. Il nostro paese ha enormi punti di debolezza, voglio essere chiaro, e che bisognerebbe affrontare anziché soltanto evocare, non solo il debito pubblico, ma le diseguaglianze, l'illegalità, la criminalità, la burocrazia soffocante, il sud che perde contatto, ma anche tanti punti di forza. In particolare, noi ci concentreremo su una delle caratteristiche italiane. Ieri Ivrea ha avuto il patrimonio, il riconoscimento come patrimonio dell'UNESCO anche in quanto città che ha, per così dire, attraverso l'esperienza di Adriano Olivetti, proposto un'idea di economia. L'idea di un'economia in cui la competitività delle imprese dipende dal rapporto con i lavoratori e con il territorio. Bene, su questa linea, che è precedente a Olivetti, ma che è molto presente anche in Italia, c'è la forza dell'economia italiana. Le imprese che vanno meglio, che esportano di più, che producono più lavoro, sono quelle che hanno un buon rapporto con i lavoratori, con le comunità, con il territorio, con il futuro, con la green economy, con l'ambiente. Noi di questo parleremo e ne parleremo con esponenti del mondo dell'economia, della società, della politica, per trovare un filo comune che tenga assieme l'Italia nelle sfide che ha davanti. Da Treia possono arrivare messaggi importanti. Il fatto che sia nel cratere del terremoto indica che proprio dalle situazioni più difficili si può ripartire anche da un punto di vista imprenditoriale. Assolutamente sì, ma i lavori che Simbola fa nel corso dell'anno provano sempre a capire quali sono i fili da tirare. Vale per i lavori fatti sulla Green Economy, in cui si risulta che la Green Economy è una straordinaria occasione per le imprese di crescere e di produrre lavoro. Vale per il lavoro recentemente presentato sulla cultura, da cui di nuovo risulta che con la cultura l'Italia mangia, produce bellezza, produce ricchezza e in quella zona anche ci sono tante imprese che del design fanno un punto di forza. Vale per questo rapporto che presenteremo. Molto spesso si sottovaluta quanto i nostri saperi antichi sono un pezzo della sfida del futuro. Noi non vinceremo competendo col Guangdong o con i paesi emergenti sul basso costo del lavoro, trascurando l'ambiente, riducendo le garanzie sociali, perché la nostra scommessa è produrre bellezza, è produrre qualità. Le imprese forti italiane fanno questo. Questo vale anche per il terremoto. Il terremoto è un elemento ovviamente drammatico da fronteggiare, superando anche ritardi burocratici, confusioni, eccetera, ma può essere anche una grande occasione. Lo dico perché quella che è oggi un peso enorme nel nostro paese, un peso direi anche in termini simbolici, cioè il fatto che questo terremoto ha messo in discussione, ha danneggiato, distrutto un enorme patrimonio culturale, storico-culturale, solo le chiese distrutte o danneggiate sono più di 1200, può diventare anche un'occasione per fare di quell'area il più grande distretto del restauro del mondo.